Per ottenere la distruzione dei reticolati e preparare l'attacco era necessario impiegare una grande quantità di bombarde. In difesa, le terrorizzanti esplosioni delle bombe furono sfruttate con successo per colpire e disordinare le truppe radunate dietro i trinceramenti e per battere le pieghe del terreno e i camminamenti dai quali potevano giungere i rincalzi all'avversario. Nei momenti di calma cominciarono ad essere usate anche per inquietare il nemico nei suoi appostamenti, specialmente di notte, per impedirgli di riattare o perfezionare i suoi lavori e per controbattere le bombarde avversarie. Generalmente le batterie dovevano essere piazzate davanti alle trincee della fanteria per poterne sfruttare al massimo la breve gittata ed anche per evitare che tiri imperfetti provocassero danni. Nell'agosto 1916, nella battaglia di Gorizia, ai miei bombardieri fu chiesto un salto di qualità. Alle normali funzioni e anche a quelle che si erano aggiunte nella difesa venne assegnato anche il nuovo compito di appoggiare le ondate di fanteria durante la mazzata. Avrebbero dovuto spingersi senza esitazioni in avanti appena avvenuta l'irruzione per guarnire le posizioni appena conquistate, appoggiare lo sforzo in profondità e contrastare i ritorni controffensivi degli austro-ungarici. Dovendo procedere su un terreno scoperto lungo itinerari noti agli avversari e avendo poco tempo per preparare e fortificare le nuove piazzole di tiro, il fuoco di repressione dell'artiglieria dei difensori sortì notevoli effetti, ma il sacrificio per quella battaglia non fu vano. In seguito comparvero delle bombarde a lunga portata con cui fu possibile battere agevolmente le successive linee di resistenza nemiche. Se nel tempo la portata delle armi aumentò progressivamente, per contro le difese si svilupparono sempre più in profondità. Proprio sulle seconde e terze linee, infatti, si ritirava la fanteria per sfuggire al fuoco di preparazione e dalle quali venivano poi lanciati violenti contrattacchi per riconquistare il terreno perduto. Data la loro efficacia, le bombarde divennero in breve il principale obiettivo dell'artiglieria avversaria, che effettuava una caccia spietata alle piazzole di lancio. La premura di sottrarle questi tiri impose di impiegarle, per quanto possibile, a sorpresa, con tiri rapidi e densi. Per evitare che la loro posizione fosse individuata, lo sparo doveva essere fatto in luoghi riparati, dentro profonde trincee o sfruttando i mascheramenti naturali del luogo. Furono prescritti tutti gli accorgimenti per trarre in inganno l'avversario sulla vera posizione delle armi, come ad esempio gli spari di castagnole. Ad ogni arma erano assegnate diverse piazzole in cui spostarsi per indurre in errore gli osservatori avversari, per agevolare il tiro su obiettivi diversi e consentire di sottrarsi al fuoco dell'artiglieria. In caso di attacco avversario, sotto l'incalzare di un'avanzata, il peso delle armi non consentiva un agevole ripiegamento e anche il loro pericoloso schieramento, necessariamente avanzato, implicava l'abbandono dei pezzi alla più piccola inflessione della linea di contatto. Era prescritto che i bombardieri non avessero nessuna preoccupazione per la sicurezza o l'eventuale perdita di qualche bombarda, che sarebbe stata largamente compensata dalla maggiore consistenza della difesa.